Eccoci tornati nel nostro codice. Abbiamo creato una variabile che si chiama pi greca e gli abbiamo assegnato 3,14 come valore, anche se i numeri reali sono illimitati. È di tipo W, cioè sarebbe formato con la virgola a doppia estensione, cioè doppia parola. Ad esempio, se noi abbiamo un sistema 64 bit, ce la calcolerà su 128 bit. Const sta per costante. Proviamo ad eseguire il codice. Qui abbiamo fatto 2 per pi greca. Se mettevamo la R, come la metteremo tra poco, vi mostreremo come si calcola il perimetro del cerchio, cioè la circonferenza. Play ci dà il nostro messaggio, ciao mondo, sorrisino, e la nostra espressione matematica 2 per pi greca. Allora, adesso proviamo a fare così. Allora, cout, mettiamo inserisci il valore del raggio. Qui invece scriviamo calcola la circonferenza. Allora, creiamo una variabile di tipo W, double. Lo chiamiamo raggio, gli assegniamo 0, poi end line, ok, poi facciamo sin, invertiamo le parentesi quadre, raggio, punto e virgola, poi qui moltiplichiamo raggio per raggio. Se ho scritto tutto bene, provo a compilare. Inserisci il raggio 10. Vedete che funziona? Proviamo invio per eliminare. Allora, vi consiglio, se utilizzate il C++, di fare cin.get, oppure se usate il C, di usare get char per andare a capo. Non utilizzate assolutissimamente system. Aspetta, system pause. Oops. Pause. Ecco qua. Allora, scrivo caratteri cubitali. Scorretto. Scorretto. Ok, adesso possiamo salvare e ricompilare. Mettiamo 12, ecco la nostra. Come vedete, calcola la circonferenza. Alcuni di voi mi hanno chiesto come si può scrivere un file in C in C++. Ecco come si fa. Allora, commentiamo tutto qua, in modo che non dobbiamo cancellare niente. Allora, cancelliamo fin qua.
No, cancelliamo, lo commentiamo con qua. Questo. Aspettate, ecco. Ora, per utilizzare il formato del C, si fa include. Invece di mettere la libreria che si chiama STD IO, si usa C STD IO, senza estensione. Possiamo scrivere sin, dobbiamo, vabbè, proviamo con sin, print F. Ciao mondo do slash n per andare a capo. Vediamo se lo stampa. Allora, lo salviamo e lo compiliamo. Vedete, ciao mondo. Quindi si può utilizzare anche il C all'interno del codice CPP. Allora, per questo appuntamento col C++, come prima puntata, è finita. Tra poco passeremo alla prima lezione del Java. Vi saluto, grazie per l'ascolto, alla prossima volta. Ciao!